cristiani pigri, i cristiani che non hanno la voglia di andare avanti, i cristiani che non lottano per fare le cose che cambiano, le cose nuove, le cose che ci faranno bene a tutti se queste cose cambiassero. Sono i pigri, i cristiani parcheggiati. Hanno trovato nella Chiesa un bel parcheggio, e quando dico cristiani dico laici, preti, vescovi, tutti. Ma ce ne sono cristiani parcheggiati. Per loro la Chiesa è un parcheggio che custodisce la vita e vanno avanti con tutte le assicurazioni possibili. Ma questi cristiani fermi mi fa pensare una cosa che da bambino ci dicevano a noi i nonni. Stai attento, che l'acqua ferma, quella che non scorre, è la prima a corrompersi.